Ebbene sì, queste cose che avete appena visto sono tutte stampate a resina su una Illego Mars 3, tra l'altro, stampante tranquillissima che abbiamo visto qua sul canale. Signori, ciao a tutti e benvenuti in questo nuovissimo video con Matteo Oberto, che in realtà su YouTube si occupa di tutt'altro. Lui fa gemme, oro, prospezione, cose, vi lascio il canale in descrizione ovviamente, ma per hobby fai queste cose di resina che sono, cioè, sono assurde veramente. Tra l'altro una quantità industriale. Quante stampe più o meno hai? Allora, ho una stampante sola e nell'arco di circa 4 mesi ho già fatto più di 200 stampe. Ok, ok. Quindi nel periodo di 200 migliori... però infornate. Quando sì, fai questi cosettini piccoli ne metti tanti per piatto. Esatto, tendo a coprire almeno 80% della superficie del piatto. Okay. Quanti sarà quindi il di quantità di oggetti proprio? Oggetti o chili di resina fatti andare? Dammi la vera domanda. Dammi i chili. I chili siamo oltre ai 14 chili. Allora ragazzi, questo video è diviso in tre parti. Parleremo di pittura delle stampe a resina, perché vedete che lui le pittura in una maniera incredibile, artistica, cioè sono assurde. Parleremo di usura delle stampanti, quanto durano le varie componenti, quanto sostenibile è nel lungo termine la stampa 3D a resina, e parleremo di trucchi che nella sua anzianità di stampatore, cioè dopo 200 stampe e 14 kg di resina, trucchi che ha appreso e che magari ci può comunicare. Bene, allora partiamo dal colore, perché qua vedo di quelle cose incredibili, tra l'altro non solo dipinte ma addirittura con i cespuglietti, le alghe, l'erba, l'atterriccio, fuori testa. Come funziona? Allora, questo è un hobby che richiede molto tempo e pazienza e vi è anche la cura nel dettaglio. Sì, è bello stampare gli oggetti perché sono proprio molto custom, puoi anche montarli, adesso tu li vedi già montati e pitturati, ma sono stati stampati tendenzialmente in diversi pezzi, perché tendenzialmente è un peccato già stamparli fatti e finiti in quella postura. Invece se uno gli piacesse veramente l'hobby di montare miniature, è proprio bello per diversi pezzi. Ah, stampi pezzi e poi li incolli. Esatto, okay. Perché così fai la postura nella maniera migliore possibile, quella che più ti aggrada. Ok. Nel montare effettivamente c'è già molto hobby. Perché monti già le braccia nel... Metti una posizione in maniera tale che magari è più dinamica, oppure si sta difendendo da un attacco, per esempio. Cioè dipende. Ok. Bisogna anche immaginarsi un po' le scene. E poi passi a dipingere con che tipo di colori? Allora, li prendo solo in mano. Questa è la mia posazione di pittura, molto amatoriale, perché ognuno poi ottiene i colori che gli piacciono di più, li usa, li sfrutta. Io al momento attuale sto usando molto i colori della Citadel e soprattutto Contrast, si dicono. È proprio una categoria di colori Contrast, che funzionano molto bene. Che sono colori molto contrastati? Cioè, e tendono a fare il colore... solo un passaggio e già fanno questo effetto. Ah, ok, ok. Che quello che vedi, tipo su questo modello, è solo un passaggio. Spero bene, come si dice in Veneto, spero bene che fai un solo passaggio, perché se devi metterti a fare questa roba due volte... Diciamo che ci metti molto tempo. Costano 6 euro boccetta, quindi non sono proprio economici, però durano anche effettivamente molto e sono ad acqua, quindi si diluiscono leggermente. A parte i contrast ci sono molti altri colori che vengono utilizzati qua e là, però principalmente adesso sto adoperando questi colori. Come funziona il processo di dipingere? Perché secondo me, allora io vedo così a caso, secondo me tu fai anche le linee nere tra un colore e l'altro, tipo fai i bordini. Allora, la pittura di solito funziona così. Innanzitutto parliamo della stampa, cioè nel senso che lasciare un modello grigio di stampa a mio parere è un peccato, quindi è sempre meglio a mio parere dipingerli. La resina con cui stampo è grigia, come vedi. Sì, che è un colore neutro che si presta a tutto. E il colore della resina è importante. Hai mai dipinto cose nere? Stampate su resina nera? Sì, e purtroppo rimangono scuri modelli. Quindi già a meno resina... che non fai domani. Esatto, però è uno spreco di tempo, sì, di materiale. Sì, sì, chiaro. Quindi già la scelta della resina a mio parere è grigio per le miniature è il meglio, perché effettivamente dopo ottiene un risultato degno di nota. Ok. In ogni caso, su questa resina, sulla resina in questo caso della Illego grigia, la vedi in acqua, già è possibile dipingere. Però tu ci dai primer, mi dicevi. Però comunque io un po' di primer ce lo do. Che è questo? Diventano così? Esatto, le miniature diventano di questo colore, per intenderci. Mostriamo il prima dopo. Ok, esatto. Sì. Appena stampata e montata, ma rende anche ruvido. Esatto, gli aggiunge quella rugosità necessaria per la pittura. Il colore deve aderire. Perché il colore prenda proprio. Esatto. Okay. Diciamo che già stampante a resina è quello che tira fuori effettivamente. È già un po' ruvido. Sarebbe dipingibile.
Perché? Perché i layer sono sovrapposti. Sì, sì, infatti, ma comunque è un bel materiale. Esatto. Però col primer hai visto che viene meglio. Esatto. Questo è per esempio un modello che è stato stampato già con la resina bianca. Ah, quel vedi punto... proprio la differenza. Sì, addirittura sì, sì. Questo è più opaco, questo sembra quasi semitrasparente anche se primerato. Ah, ok, lì è primerato. Esatto. Ok. E quindi, mio parere, la resina grigia eccelle. E tutto il resto è talento artistico di fare le sfumature dei colori. Esatto. Allora, parlando di pittura, principalmente io quindi prendo la miniatura stampata, idò il primer, che in sostanza è questa materia bianca, questo materiale bianco, una vernice, sopra posso pitturare. Parto dai colori più scuri nelle aree e vado poi a riempire successivamente invece le aree quelle più chiare. Quindi cominci dai bordi, tipo dal bordo tra il giallo e il grigio. Qui cominci dal bordo tra il giallo e il grigio, che sì, è scuro. Sì. E dopo ci metti sopra il grigio e dopo ci metti sopra il giallo. Sì, tenendo in considerazione che i colori non devono mischiarsi. Chiaro. Quindi chiaro. Dove ci sono aree di contatto, di solito aspetto che si asciughi un colore per iniziare l'altro, soprattutto quelli chiari. Però io vedo sfumature come se l'astronave fosse utilizzata proprio. Quello è dato dal fatto che i colori li ho leggermente diluiti. Ah. E soprattutto i contrast sono dei colori che si prestano tantissimo a fare queste sfumature. Perché sono importanti, cioè sono coprenti, e quindi anche se lo butti in modo esatto. diluito tipo acquerello, esatto. comunque lascia la traccia. Esatto, esattamente. Dopodiché ci sono ancora dei processi, se uno volesse, tipo col pennello per esempio, si dovrebbe andare a schiarire alcune zone, per esempio dove batte la luce, si idea okay. dove sbatte la luce, oppure si scurisce dove pensi che sia più scuro. Assurdo. E poi in realtà secondo me conviene cercare di mantenere uno stile congruo nell'esercito. Per questo... Ah vabbè, se devi fare tutte cose che devono andare insieme, sì, io vedo esatto. che qui usi molto giallo ed esatto. è tutto lo stesso giallo. Perché questo, parte questo settore che è legato ai Space Marine, gli altri sono dei Tau, che è un'armata di un gioco da tavolo, si chiama Warhammer 40.000. Quindi dovendo giocare questi modelli poi su un campo, avere un'uniformità di colore, secondo me è più appagante. Se devi giocarci, esatto, sì sì sì, come se fossero dei prodotti preconfezionati, cioè dei prodotti... è assurdo, esatto. sono fatti troppo bene, le armi, le cose... Che figo... E poi ci spuglietti addirittura. Esatto, perché c'è poi anche tutto un discorso legato alla vasetta. Se posso dire la verità, prima che iniziassi a stampare con la stampante 3D, ero molto limitato in questo gioco, perché ci sono già dei modelli che potete acquistare tramite internet, per esempio dalla ditta che li produce effettivamente. Ok. Ok, però immaginate la fantasia di una community gigantesca mondiale che idea dei modelli simili, però potenzialmente con pose diverse, con legate proprio alla fantasia sì, del sì. creatore. È come tipo un gioco da tavolo che però ha le mod fan-made, come se fosse un videogioco, che ci sono le mod e ci sono cose che nel gioco base non ci sarebbero, però puoi fare cose più fighe. Esattamente. Perché trovi le cose più fighe da stampare. Esatto. Assurdo. Ed è proprio, secondo me, un'applicazione stratosferica stampante. Sì. Cioè, è un game changer una cosa del sì. genere per questo gioco, ma come altri. No, ma passare da stampare cose molto belle, ma così... a stampare, cioè ad avere degli oggetti, cioè, non so, io li venderei. Come sono? Sembrano dei Gundam. Sono delle opere d'arte. Da un certo punto di vista lo sono. C'è molto hobby, sia nello stampare, sia nel montare e nel pitturare. Prima della stampante io montavo e pitturavo e basta, perché compravo già gli oggetti già stampati. Ah, però comunque da pitturare. Erano anche da montare. Ah, ok, quindi per dargli la posa. Esattamente, sempre. Però alle volte eri costrizionato. Stampare invece è eccezionale, perché tu decidi effettivamente che cosa stampare, come stamparne, quanti stamparne, e vedi discorrendo sì, anche la scala. E ti costano niente. Costano molto poco. Tieni in considerazione che finora di resina indicativamente ho speso sui 500 euro. Però sono circa 40-35 euro l'uno. Sì, sì. Siamo lì. Ti sarebbero, sicuramente se avessi comprato questo tipo di cose a una bancarella in fiera, sì. con 500 euro ne avresti presi 10. Anzi, meno. Però soprattutto quello che voglio mettere l'attenzione è sul fatto che non esistono. Cioè questi modelli qua, no, chiaro. Sono unici. Sì, sì, sì. Sì, sì, assurdo. Ok, e quindi dà un valore al hobby enorme, sostanzialmente. Che figata. Bene, allora parliamo di usura, perché 15 kg di resina portano via pezzi della stampante. Sì, non sono assolutamente macchine per durare. Io di solito, quando utilizzo questo genere di attrezzature, voglio proprio logorarle. Ok. Cioè, portarle al limite... fino a che sostanzialmente perdono i pezzi, per dire ok, un buon prodotto, oppure si può fare di meglio. Ok. E in questo caso, come prezzo, economicità, eccetera, ci siamo, perché come fascia di prezzo con 500 euro portarti via stampante e lavaggio
Ottimo. Sì, perché hai anche il kit del lavaggio. Sì, tu. Tutto in lingua. Esatto. Che tra l'altro vediamo il tanicone non rosa, perché lui usa solo resina lavabile in acqua solo e quello. Poi lavi con acqua. Esatto. Ho deciso fin da principio di adoperare solo questo tipo di resina, che effettivamente è più costosa dell'altra, però è molto meno sbatti nel lavaggio e meno. E soprattutto la prima decisione era la mia salute, visto che operiamo con sostanze comunque tossiche. Diciamo che non avere proprio penso che l'alcol sia il minore dei problemi. Lo so, però comunque stai sciogliendo la resina in alcol. Devi anche lavorare con alcol, potrebbe evaporare. Sì, chiaro. Invece l'acqua mi sembrava più salutare. Tu puoi lasciarlo aperto il serbatoio. Sì. Io se ogni volta che apro il tappo, se faccio una boccata, sono ubriaco per un mese. Comunque, tornando al discorso dell'usura. Usura, cosa si rompe della stampante? Quasi tutto. Forse non si rompe il coprischermo rosso. Ok. Tutto il resto tende abbastanza a rompersi con, diciamo, quello che dura di più è la vite. La vite micrometrica. La vite della SZ. Esatto, quello veramente di qualità. Okay. Forse l'unico componente che deve essere veramente di qualità. Perché sono le stampe. Mentre la vasca l'hai cambiata. La vasca l'ho cambiata. L'intera vasca e anche il FEP più volte. Il FEP ne ho cambiati 7-8. Sì. Ok. Alcuni li ho portati proprio al limite. Il primo, ad esempio, l'ho portato a 70 stampe. E poi si è sostanzialmente strappato. Quindi... Ah, però, ok. Sì, era proprio al limite. Lo vedevi proprio che era sottile. Mentre in media quanto dura un FEP? 20 stampe. E sono consigliati per 4-5 stampe alcuni di questi, Boh. Quindi portarli a 20 effettivamente è un buon prodotto. Okay, perché dura diverse volte quello. Mentre l'intelaiatura, proprio la vasca. Quello forse è il pezzo che dura un po' di più anche. Ah, ok. Da seguire dalla vite. È ancora originale? Questa l'ho cambiata una volta. L'hai cambiata una volta? Per le sedi delle viti. Perché le viti hanno mangiato le sedi dove entrano si nella spanano vasca. I due vitoni, quelli che tengono la vasca giù, ferma. Okay. Sì, e anche la sede della stessa stampante tende a spanarsi per le sue stesse viti. Mentre invece il piatto mi dicevi che l'hai cambiato. Sì. Non me l'aspettavo, è un pezzo di alluminio. Sì, si è rovinato e sostanzialmente non tiene più fermo. Cioè le viti non lo tengono fermo. Ok. E questo è questo un grande rotto? Problema effettivamente. Sì, quello rotto è quello. Questo qua è quello rotto, e effettivamente. Secondo me è legato anche all'utilizzo che ne ho fatto, perché io lo introducevo nel lavaggio. Però è acqua. Sì, però le vibrazioni del lavaggio secondo me hanno via via mangiato le viti. Probabilmente le viti erano un materiale diverso rispetto alle guide. E quindi vanno pian pianino a mangiare e poi sostanzialmente non tiene più. E le viti non sono in inox probabilmente, perché si arrugginiscono. Ah, arrugginiscono! Io usando l'acqua questo è evidente. Anche perché lo stesso case della resina, della stampante, lo lavo in acqua. Quindi effettivamente anche la scelta tra il lavare in acqua e il lavare in alcol, anche la questione... pezzi che arrugginiscono hai da mettere sul piatto della bilancia quando si sceglie il tipo di resina. Sì, secondo me, non posso dire la mia opinione personale, non ne hanno tenuto conto loro. Cioè loro non hanno ragionato che utilizzando solo la stampante con resina d'acqua effettivamente arrugginisce tutto. Solo con acqua. Loro hanno detto tanto l'acqua ci sta lontana dalla stampa. Esatto, perché usi l'alcol, non usi l'acqua. No, normalmente no. E invece in questo caso ho messo in evidenza che alcuni componenti li hanno riciclati della versione ad alcol standard e invece purtroppo l'acqua vedi che deperiscono. Sì, durano. Polarizzatore e schermo LCD e proiettore. E non ho cambiato nulla. No, i LED sono ancora quelli stock. Sì. Quindi dopo 200 stampe sono ancora quelli stock. E hanno ancora la potenza dell'ultravioletto piena. Esatto, quello mi ha stupito, non l'avrei detto. Mentre invece hai dovuto cambiare la chiavetta. Ho dovuto cambiare la chiavetta, mi è caduta una goccia di resina all'acqua sopra la chiavetta durante i vari spostamenti che ho potuto fare. Chiaro, e l'ho lasciata lì perché era un po' ruvida la chiavetta. Allora non avevo modo di pulirla effettivamente. Sì. E sostanzialmente l'ho trovata rotta. C'è stato, si è spaccata la plastica. La resina mangia la plastica delle chiavette. Sì, fa cambiare probabilmente il volume, non lo so. Comunque si è proprio spaccata. Sì. Una roba sono rimasto. Tipo il gallio con l'alluminio. Qualcosa del genere. Una roba strana. Ok. Altre cose che si rompono? Direi che per la stampante siamo abbastanza a posto. E invece passiamo a parlare del lavaggio. Ah, hai rotto anche quelli? Sì, sono riuscito anche a rompere il lavaggio. Ok. E diciamo che questa porzione qua dedicata al lavaggio in acqua e delle miniature si è rotta 50 stampe 60. Ok. Quindi dopo 60 lavaggi effettivamente di mezz'ora l'uno, quindi di non mezz'ora tante ore. Però io li lavo per 4-5 minuti. No, io li lavo per tanto e li lascio anche a mollo, così tendo a togliere dai supporti. Questo è un trucco. Questo me lo dici esatto dopo. Niente spoiler. Ah, sei rotto comunque. Sì, perché questa parte qua si stacca da qua sotto e quello che gira è magnetico, gira per effetto magnetico. E quindi si è smembrato tutto. Ma pensa che la guida
della rotella che gira è di plastica. È di plastica. Figurati. E poi cosa è successo? Forza a girare, si è mangiata se stessa. I LED invece? I LED, le due colonne, una è andata verso 100 stampe, è iniziato a collassare, a scendere e cambiare luminosità. L'altra invece funziona ancora. Quindi usano buoni LED ultravioletti per la stampante, ma quelli tendono a, secondo me, a usare un po' meno. 100 asciugature non sono tantissime. Sì, effettivamente non sono molto. Cioè io mi aspettavo che durasse molto di più. Potrebbe durare di più, sono LED. Sì, esatto. E anche il piatto non gira più come doveva. Che quello là non è neanche immerso. Non è che l'ho caricato particolare. Esatto, tutto non è immerso. Non è nessun liquido, è solo una roba appoggiata lì. Quindi effettivamente, secondo me, per il prezzo che costa, sono ottime attrezzature, però hanno i loro limiti. Non sono industriali, ma sono per una persona che stampa cose per hobby. Sì. Il tuo hobby sta diventando un po' industriale, cioè se diventa un po' una dipendenza. In 4 mesi hai fatto 15 kg di resina. Eh sì, perché vedi, quel modello ti piace e puoi stamparlo. Quindi puoi stamparlo. Vabbè, allora, con tutta questa esperienza, raccontaci i trucchi. Allora, concludiamo il video qua in garage, un po' squallido, ma abbiamo anche registrato un video su come creare i rubini in microonde, che non so se avete già visto, prima o poi vedrete. Comunque, trucchi, consigli imparati con l'esperienza, con l'anzianità di stampa, diciamo. Trucchi, allora, il primo secondo me sono i tempi. Okay? Tempi di stampa. Cioè, quanto effettivamente devi mettere a lavare i modelli? Ah, tempi di lavaggio, esatto. Ok. Quanto invece devono, ad esempio, cuocere i modelli, in UV? Oppure, da il lavaggio alla cottura, conviene o non conviene asciugare i modelli? Quindi in sostanza togliere l'umidità che è rimasta. Quindi trucchi sul lavaggio. Proprio vai. Trucchi molto pratici, concreti. Ora, nel lavaggio io tipicamente metto il piatto leggermente immerso, proprio a filo, nell'acqua. Sì. Perché okay. Io stampo comunque sempre ad acqua, come ti dicevo, non ad alcol. E soprattutto lo metto in lavaggio per mezz'ora. Ok. Lo lascio lì, metto mezz'ora il timer e lo lascio lavare. Che è il massimo, mi sembra. No, va anche oltre. Ah, okay. Va anche oltre. Inoltre lascio ancora a mollo, anche quando finisce il lavaggio, per un'altra mezz'ora. Ora, quindi faccio un'ora sostanzialmente lavaggio. Ah, ok. C'è un motivo. Un mezz'ora di lavaggio attivo, esatto. E l'altra di ammollo. Esatto, in questa maniera i supporti tendono a venire molto mollicci. Ok. Ma tendenzialmente non il modello. Qua non bisogna abusarne, se il modello è molto piccolo e delle parti sottili tendranno anche a venire mollicci. Sì, magari fai 20 minuti e 20 minuti, oppure un quarto d'ora, un quarto d'ora. Faccio occhi un po' su queste misure qua. Però lasciarlo a mollo ti permette che i supporti diventano più mollicci e tu il modello lo sfili. Senza doverlo con le forbicine ogni supporto, che dopo ti lasciano un pochettino il punto di contatto. Esatto, cioè così no, vengono via da solo il modello. Oh, interessante. Questo è una cosa. Poi una chicca. Li pasti con la carta vetrata oppure vanno benissimo così? Di solito vanno già bene così. Infatti è un passo avanti notevole, è una cosa, una chicca proprio interessante. Quindi mezz'ora e mezz'ora, sì. Tempo di cura invece poi con gli ultravioletti? Allora lì variabile, dipende quanto materiale metto effettivamente sul piatto. Finché non è asciutto, diciamo. Sì, di solito metto mezz'ora. Mezz'ora anche gli ultravioletti, sì. Ok. E però in mezzo mi dicevi che lo asciughi sì, i pezzi. Sì, secondo me è fondamentale asciugare i pezzi con un po' di Scottex o carta igienica, per esempio. Cioè non ci deve rimanere umidità sopra le superfici del modello. Acqua. Dell'acqua resinosa del lavaggio. Esatto, diciamo. Perché sembra solo acqua, ma in realtà non è solo acqua, c'è anche della resina sopra. Dentro quell'acqua di lavaggio c'è un po' di resina, tu magari non la vedi d'occhio, però c'è. E ti frega. Quindi, sì, ti frega. Perché quando vai a curare con gli ultravioletti, crea dello sporco, ti crea delle resine in più che non avrebbe dovuto esserci. Esatto, ti rimane a superficie del modello patinata di resina. Quindi ti va sostanzialmente a distruggere tutta la risoluzione che tu avevi prima. Sì, dici ho il piatto in 4K, in 6K, in 8K, ma poi se ci lasci le gocce perdi. Esatto, che diventano micro goccioline solide di resina a quel punto. Geniale. Quindi è veramente rognoso. Bene, questo era il lavaggio. Parliamo di resina invece. Ho visto che avevi marche diverse. Sì, allora io principalmente utilizzo Iligo. In quanto effettivamente la stampante Iligo, la mia idea è che not sponsored, non è sponsorizzato. Beh, se volete regalarmi una Frozen, vado anche a sfruttare la Frozen. Ah, usi anche Frozen? Volendo userei anche Frozen. La resina uso anche Frozen. Hai provato? Sì. Anycubic l'hai provata? No. Okay. Non ho provato Anycubic. La Frozen l'ho presa in stock su Amazon perché è andata in un certo momento in grande sconto. Ah, ok. Ma tra Iligo e Frozen? Differenze importanti. Quella non è importante. Iligo per la precisione, Frozen invece per l'odore che lascia nella camera. Puzza meno la Frozen. Molto, molto meno. Quasi inodore. Chissà se però è
tossica uguale. Magari non te ne accorgi che ti sta intossicando, ma quello non lo so. Però, però qualità meglio di Lego. Sì, assolutamente. Okay. E si vede proprio, già è tangibile nella stampa e nei risultati. Ah, una cosa che ho imparato dagli amici di Werg quando ero stato a trovarli e da lì in poi effettivamente la faccio. Ti chiedo se me la confermi, di non mettere mai gli oggetti che hanno una base piatta dritti, ma di metterli sempre storti. Esatto. Ci sono diversi motivi effettivamente che è meglio metterli storti. Ok. Il primo è staccarli. Vabbè, chiaro. Perché tu tanto più hai un oggetto solido, unico, attaccato al piano, tanto tu devi far forza a mettere la spatola. Tanto in realtà quando metti i supporti comunque Kitubox te lo stacca dal piatto. Sì. E a quel punto però se devi fare il primo layer che... cioè comunque ti mette l'oggetto un po' rialzato e ti mette i supporti sotto. Esatto, ma nel caso in cui non usassi quella funzione Kitubox, e la cosa istintiva di uno che inizia qual è? È di prendere l'oggetto e metterlo sul piatto. Sì. E metterlo nella chiavetta. Poi non lo stacchi mai più. Ok, non lo stacchi, oltretutto rovini anche il piatto. Perché tu facendo forza con la spatola vai a non rendere più piatta la superficie del piatto, perché lui si deforma. Okay. E tu lo vieni a spatto e tu lo vieni il modello. No, allora cosa devi fare? Devi prendere il modello, rialzarlo, mettergli i supporti in mezzo e lo giri un pochettino e girarlo un pochettino, soprattutto perché trovo che abbia anche più precisione poi il modello, perché crei meno tensione proprio. Cioè se il primo layer del piedistallo viene stampato tutto in una botta sola, si creano delle tensioni, tende a warpare un po', a deformarsi. Esatto. Se invece è storto, quindi comincia a stampare all'angolino e dopo va un po' alla volta, viene meglio. Okay. È proprio una questione pratica, quindi confermi. Sì assolutamente. Ok. Mentre invece tipo poi per il resto l'oggetto si può lasciare girato come ci pare? Allora, no, bisogna stare attenti a dei particolari che spuntano e che tendono a essere appuntiti. Per esempio, tipo stampiamo... le spade. Esatto, stampiamo ad esempio un guerriero medievale che ha una spada. E in questo caso la spada la metti quindi bella lì in giù in modo che si stampa meglio? Assolutamente no, perché in questa maniera qua tu vai a rovinarti il FEP. Ah, ti buca il piatto. Esatto. Più che bucato. Cioè il piatto, scusa, il piatto è quello sopra, ti buca la vasca. Esatto, tende a deformarti il FEP. Devi immaginare che il piatto nella stampa a resina cosa fa? Va su, fa un layer. Va su e giù. E dopo che fa su e giù, ok? Andando giù, avendo già un particolare della spada appuntita, lui va giù, tocca il FEP. Tende a piantarlo nel FEP. Con la spada ti infilza la vasca. E il FEP è un materiale deformabile. Quindi a questo punto, forza che usi in questa maniera quel FEP, il FEP non è più piano, ma delle buche, delle deformazioni. Lì rimane un po' più di resina e quella si indurisce e resto no. Quindi l'usura addirittura aumenta. Ah, ok, certo. È logorante come effetto. Sì, è esponenziale. Esatto, quindi le spade mai metterle verticali. Più si fa la buca, più la buca aumenta. Più si riesce a inclinare, che a maggior superficie meglio è. Ok, interessante. Ultimissima cosa. Sì. Quanta resina si butta via? Tantissima, troppa. Tra tipo quella che lavi via dal piatto, quella che lavi via dalla vasca, quella che... troppa. Io che resta attaccata al modello quando lavi il modello e dopo va via con l'acqua. Speravo sinceramente di perdere molta meno resina. Pensavo Fammi stimare, tipo 15, 20? Di più. Calcolato matematicamente, cioè nel senso prendi quanto ne compri, vedi quanto il volume degli oggetti stampati. E quindi fai la differenza. Ok. Viene attorno al 35%. Oh, è tanto. Okay. Considera che comunque buona parte probabilmente sono supporti. Ah, vabbè, ci sono i supporti che però sono sottili, non ne va via tanta. Però comunque c'è anche la base dove poi partono i supporti. Sì. Quindi effettivamente va via molta. Okay. E comunque una buona parte è tutta quella resina infinitesimale, però su tutte le superfici del modello. Ah, di quando vai dopo a lavarlo. Tu lavi, che rimane appiccicato di resina, certo, e vai a lavarlo. Certo. E... tu immagina che hai un piatto, lo riempi di pezzi, di miniature. Tutti quei pezzi hanno una superficie. Tutta quella superficie ricoperta di resina. Assurdo. Anche i supporti sono ricoperti di resina. Quindi tutta questa resina dove va? La perdi. Un terzo, abbondante. Sì, è tanto obiettivamente. È tanto, però effettivamente... è da considerare. Grazie mille. Niente. Grazie Matteo. Andate a guardare il suo canale, assolutamente, trovate il link in descrizione. Adesso, visto che hai aperto un TikTok, metti timelapse di te che dipingi, di te che fai cose. È bellissimo vedere, cioè sono delle opere d'arte quelle stampe dipinte. Grazie. Complimenti veramente. Per questo video è tutto, pollice in su, mi raccomando. Link in descrizione, mi raccomando, a Matteo. Ciao a tutti.